Buongiorno cari amici, buongiorno. Si scherza per cercare di combattere questa influenza che non se ne va. Io che grazie al cielo ho sempre goduto di buona salute, rimanere a casa bloccato con la febbre, il raffreddore eccetera è una condizione che veramente mi fa andare ai pazzi, quindi sarei capace di fare dei video incredibili dove parlo bene della società, quindi è meglio che mi trattenga, è meglio che mi trattenga, mi fa per scherzare come sempre, è meglio che mi trattenga. E oggi con l'ultimo filo di voce rimasto, anzi con l'ultimo filo di voce rimasto, vengo a voi per parlare di questioni di mercato, perché questa mattina, così tra una aspirina e un aerosol, ho letto la Gazzetta dello Sport. E all'interno della Gazzetta dello Sport ho trovato uno degli articoli che mi sarei aspettato di trovare durante la sosta. Anzi, due articoli, perché adesso si cavalcherà, visto che Milan ha vinto domenica e visto che siamo secondi in classifica, si cavalcheranno due cavalli. Il primo cavallo sarà quello del mercato, che torna prepotentemente, ma sul quale faremo una discussione tra poco, intavoleremo un discorso. E la seconda è quella societaria, ovviamente. Sul discorso societario non dirò nulla, se non il fatto che tutte le cose che accadono fanno convergere il pensiero verso l'invito che ieri Antonio ha fatto durante la compagnia della live di schierarsi, no? L'avrete sentito, se non l'avete sentito fatelo, perché è un tema di discussione. Ed è un tema di discussione che rimanda a tutta una serie di complotti che sarebbero in atto e orditi da personaggi che non hanno voglia che il Milan finisca in mani arabe. Ora, sapete che io penso che se c'è qualcuno che forse non vuole che il Milan finisca in mani arabe, quello non è nell'Inter, e men che meno la Juventus, e men che meno lo Tito, ma eventualmente bisognerebbe cercare un po' dentro casa Milan. Ma siccome noi non siamo finanzieri e non possiamo farlo, ecco, mi sembra addirittura che il giudice col gagliardetto interista sia meraviglioso da un certo punto di vista, perché per quel che riguarda l'immaginario, per quel che riguarda la scenografia da fare per tutta questa storia, mi sembra davvero un passaggio bellissimo. Ma lo dico sinceramente, cioè le trame delle storie più belle sono quelle che alcune volte sono anche scontate. Vi sarà capitato di guardare qualche serie TV dove, insomma, effettivamente un po' sapevi già come andava a finire, però dice è bello lo stesso perché c'è l'ambientazione, perché ci sono tanti personaggi dentro. E quindi sulla Gazzetta dello Sport oggi mi sono trovato queste due cose: da un lato il mercato col discorso difesa e poi dall'altro il discorso dell'inchiesta con le carte alla FIGC, vendita del Milan alla procura della FIGC, già una parte degli atti dei PM. Oggi non abbiamo fatto la rassegna stampa perché non gliela faccio, e quindi per qualche giorno vi risparmio la lettura dei quotidiani, però sappiate che oggi Repubblica ha scritto che la FIGC corre contro il tempo. La FIGC corre contro il tempo. La FIGC corre contro il tempo perché? Perché ha, mi pare, 4 mesi per decidere che cosa fare, quindi ha chiesto velocemente tutte le carte alla procura. Ovviamente questa è un'indagine che riguarda la FIGC, perché poi tutto nasce dalla presunta diversa comunicazione, cioè noi abbiamo detto che siamo di uno, quello a destra, e invece secondo i PM potremmo essere ancora dell'altro, quello a sinistra, senza tener conto del fatto che poi, cioè, la distinzione è una distinzione d'immagine, ma anche qui entriamo nel campo della scenografia, entriamo nel campo così della media company. Ecco, della media company, vedi che ho trovato alla fine, forse dei miei giorni, ho trovato il modo di sintetizzare questa immagine. Comunque, al di là di tutto, è molto probabile che l'indagine ci faccia un baffo, ma noi ce lo siamo sempre detti. Insomma, la questione non era l'indagine in sé, la questione era cosa avrebbe potuto portare e chi aveva messo in atto tutta questa cosa e perché. Queste erano le parti più interessanti. Che poi questo finisca in nulla, ma magari la FIGC, adesso ti faccio impazzire, la FIGC targata Gravina sicuramente ci darà delle penalità.
E quindi vedremo che cosa accadrà. Comunque, al di là di tutto, vedremo. Dunque, invece, il discorso mercato. Allora, si parla della difesa da rinnovare. Questo dice la Gazzetta dello Sport. Il reparto cambierà. Kier ai saluti. Tomori a mercato. Kalulu altro KO. Se c'è l'offerta, può partire. Ribadisco intanto la simpatia nei confronti dei quotidiani, i quali quotidianamente, e perdonerete il gioco di parole, mettono sul mercato tutti i nostri giocatori, cioè tutti. Siamo l'unica squadra, e qui non questa è un proclama a difesa del Milan, contro la stampa. Siamo l'unica squadra davvero dove tutti hanno il cartellino col prezzo, dove sono tutti in vendita, stando ai giornali. Gli altri invece rinnovano e vediamo e che succede, eccetera, eccetera. Noi siamo l'unica squadra che ha tutti in vendita, se ne possono andare tutti. Progressivamente nel corso di questa stagione noi abbiamo visto Maignan, Leao, Teo, adesso Tomori, Kalulu, Ciao, tutti se ne possono andare. Ora, la questione è questa: se poi ad arrivare magari uno come Kivior, potremmo anche discutere. Se uno che deve arrivare è Cialoba, cioè se mi sostituiscono Tomori con Cialoba, io credo che nemmeno loro riuscirebbero a fare una roba del genere. Ovviamente Cialoba è un nome che esce per due ragioni. La prima è perché il Chelsea non sa a chi darlo, questa è la verità, e la seconda è perché noi facciamo tanti affari con il Chelsea americano, e quindi quei giocatori che il Chelsea vuole mettere sul mercato diventano automaticamente obiettivo del Milan, no? Ecco. Ma il discorso difesa è un discorso che, vabbè, si potrà fare. È chiaro che Kier lascerà il Milan. È chiaro che su Kalulu pesano condizioni fisiche che purtroppo si ripetono, no? Nel manifestare la fragilità del ragazzo, ed è un peccato perché anche lì, secondo me, al di là degli infortuni, c'è sempre stato un po' un problema di ruolo, c'è sempre stato un po' un problema di una gestione non ottimale di un ragazzo che secondo me avrebbe ancora tanti, tanti margini di miglioramento, tanti margini per crescere. E poi si dice Tomori a mercato, ora io, ecco, veniamo alla solita filastrocca. Chi cederesti se dovessi cedere uno tra Teo, Leao, Maignan, e a questo punto mettiamo Tomori? Beh, in ordine io cederei Maignan, Tomori e basta, e gli altri due no, personalmente, nel senso, se fossi proprio obbligato con una pistola puntata alla tempia, tenendo conto che il calcio di oggi non è più il calcio di una volta e bla bla bla, io cederei quelli lì. Il discorso della difesa da rinnovare però mi ha incuriosito, non solo per questa cosa, cioè per il fatto che al Milan tutti possono andarsene. Tutti, chiunque, non ce n'è uno che possa rimanere la prossima stagione. Ma ci sarà da lavorare per i nostri dirigenti a giugno, perché dovranno vendere tutti. Ma ciò che mi ha incuriosito è che sui giornali, oggi si parla anche di questo, non sulla Gazzetta dello Sport però, vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa qua, perché si parla anche di un'altra cosa, ovviamente, nel senso che è un tema questo che si tratta spesso, perché è un tema che aizza le folle, cioè quello dell'attaccante, no? Vediamo se ce l'ho qui da qualche parte. Sì, c'era questa cosa qua. Aspetta, dov'è? Qua il Milan è pronto a formulare una seconda offerta per Szymański, la punta del Fenerbahce. Personalmente non la conosco, non so che tipo di giocatore sia. E poi si parla ovviamente del solito Zirkzee, eccetera. Quindi costantemente sui giornali si parla della nostra attacco e della nostra difesa, ma non si parla mai del centrocampo. Non si parla mai del centrocampo e di come la prossima estate ci sarà bisogno di prendere qualcuno che faccia un certo lavoro. Ci sarà innanzitutto bisogno di prendere un allenatore che faccia un certo lavoro a centrocampo, ma poi ci sarà bisogno di integrare quel reparto. Il reparto mediano andrà integrato in qualche modo. Perché non se ne parla? Perché non si fa riferimento a qualche idea per costruire un po' il centrocampo? È curiosa questa cosa, perché è vero che, insomma, abbiamo Benasser, abbiamo Reinders, abbiamo Loftus-Cheek, abbiamo Musa, tornerà Pobega, eccetera, eccetera.
Però lì il centrocampo sappiamo bene le difficoltà, ma non perché lo dice Rinaldo Morelli che non conta niente, le difficoltà sono evidenti perché ce l'ha detto Pioli, perché ce l'ha detto lui, ma ce l'ha detto lui non solo a parole, il famoso gol più degli altri, ma anche con le azioni, perché è partito in un modo e sta arrivando in un altro, cercando di barcamenarsi lungo il sentiero. E quindi la domanda è: perché del mercato a centrocampo il Milan ancora non si parla? E soprattutto la domanda è: se ne parlerà? Perché se se ne parlerà, allora anche un'altra cosa avrà un certo decorso. Se non se ne parlerà, quella cosa non avrà quel decorso. Grazie a tutti. Spero ci rivedremo presto.